Abbiamo la possibilità di sentire Rossella Livotto, una bella partita combattuta. Rossella, partiamo da qua, no? Voi avevate la fatica di 48 ore fa, siete scese tutte comunque in campo le titolari, insomma, una bella battaglia, partiamo da qua, parla un po' forte. C'è da dire che noi eravamo veramente molto stanche perché abbiamo affrontato un viaggio impegnativo, abbiamo disputato un match altrettanto impegnativo giovedì, però volevamo venire qua e fare i punti per la classifica, per scalare alcune posizioni, quindi sono molto contenta di come è andata la partita, anche la Motore ci ha messo veramente tanto in difficoltà, hanno disputato una bella partita anche loro e dai, sono molto contenta per come è andata. Per la classifica bisogna aspettare i recuperi domani per vedere un po' se riuscirete a arrivare qua al quarto posto, c'è la possibilità di saltare un turno, ecco. Facciamo un passo indietro. Una bellissima vittoria quella in Turchia che vi consente di giocare una semifinale di Champions. Poi torniamo sulla gara di oggi, dai. Soddisfazione massima. È veramente una bellissima soddisfazione, ci tenevamo tantissimo. Devo dire che noi stiamo attraversando veramente un momento magico. 15 vittorie di fila, se non mi sbaglio, è la 15ª vittoria consecutiva. Esatto, sì. Quella di oggi. Devo dire che siamo proprio in un bel periodo, abbiamo trovato un feeling pazzesco tra di noi, una correlazione muro-difesa veramente importante. E quindi adesso noi non ci poniamo limiti, cerchiamo di fare sempre del nostro meglio in tutte le partite, sia di campionato, sia di Champions, quindi chi lo sa, noi diamo sempre il 100%. Alla Champions ci penserete, avete anche la Coppa Italia, ma torniamo alla partita di oggi un attimo, dai. Una prima parte equilibrata, 1-1, poi cosa è successo? Secondo anche il terzo set, eravate punto a punto, poi sono 19-17 avete vinto quel terzo set che secondo me è stato determinante, correggimi se sbaglio. Diciamo che è stata una partita combattuta, poi noi siamo state brave nei finali di set a dare quel qualcosina in più per portarci avanti e Casal Maggiore ha fatto un buon lavoro, muro difesa, in attacco, quindi è stata veramente una partita combattuta. Un fondamentale che ha fatto la differenza c'è stato, dove siete state particolarmente brave, poi la analizzerete con calma chiaramente. Abbiamo fatto quel qualcosina in più, abbiamo toccato tanti palloni, abbiamo difeso tanto e secondo me questa è stata un po' la chiave di questa vittoria. Grazie, complimenti, ciao. Grazie. Ciao.